fare. Ornella, 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 Ornella. Col cavolo che la tenete seduta. Padova del mio cuore. Come sempre. Oggi partiamo da qui, da questa vergogna. Io sono venuta perché amo voi, amo il mio paese e odio il cerpame che ha tradito, umiliato, venduto, prostituito il nostro popolo, quella che ho. Allora io questa sera non voglio insultare le forze dell'ordine che dovrebbero già vergognarsi abbastanza da sole per essere quello che sono. Io spero in un rigurgito di dignità e vi spiego perché. 55.000 effetti avversi fra le forze di polizia. Morti senza numero di malori improvvisi. Idioti! Avete servito un sistema che vi ha usato e vi ha fottuti e condannati. E state dimenticando che noi per Dio, vi paghiamo quello che portate a casa. Non la mancia del mascalzone di turno al quale vi genuflettete chiamandolo ministro. Vergognatevi, servi. Applicatevi la flagranza differita, perché fra le mille imbecillità, esercitazioni di imbecillità, questa ci mancava. Bisognava che nel Golfo si mandasse un comico perché gli arabi avevano voglia di comicità e il governo mandò Gigino o Bibitar. Stasera avevamo bisogno anche noi di uno sprazzo di comicità e abbiamo una pletora di imbecilli che si è inventata, non conoscendo neanche la lingua italiana, la flagranza differita. Se è flagranza non può essere differita. Allora io ve lo dico col cuore in mano, cambiate registro, perché vedete, io stasera sto qui per dimostrarvi che si può anche morire con l'elmetto in testa. Noi non arretreremo. Noi non rinunceremo, noi non ce ne andremo, ma vi vedremo scappare come puttane e come topi in fuga, perché è quello che siete, puttane, leoni, ladri, marchettari, mazzettari, rinnegari, figli di puttana, anti-italiani. Noi siamo gli italiani e voglio accanto a me, ora, perché si sappia, è nata una costituente che non è un partito, che è un'organizzazione di cittadini liberi e per bene, e la presiede, lo voglio qui accanto a me, il generale Emanuele Fulci, esempio di Ludovico Fulci con Emanuele Zoccarato, avevo fatto una piccola sintesi. A dimostrazione di come si può essere ufficiali di servizio di un paese e non essere obbligati ad essere delle merde. Io vi dico, amate questo paese, servite questo paese, difendete questo paese. Ludovico Fulci, io amo l'Italia, e morirò italiana come ciascuno di voi. Ornella, 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 Ornella,
Mattarella, Italia, perché lo senta anche Mattarella, Italia, 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 Ital